Ecco, ammettere all'Eucarestia nel mio libro dico appunto che non mi sembra possibile, appunto perché, come ho già accennato prima, non è possibile armonizzare, conciliare la missione all'Eucarestia con la seconda unione e quindi con l'indissolubilità del matrimonio. Invece, quelli che fanno le proposte innovative di ammettere l'Eucaristia ritengono che sia possibile questa conciliazione. Ecco, almeno in linea generale non è possibile, no? Non è possibile. Questa è la tesi che io sostengo nel libretto. E anche come orientamento pastorale fondamentale, a me sembra importante altre questioni, quella appunto dell'educazione all'amore dei ragazzi, quella della preparazione al matrimonio dei fidanzati, quella della formazione permanente dei coniugi, specialmente delle coppie giovani, anche queste in piccoli gruppi, reti di amicizia, di spiritualità, di convivialità fra le famiglie. È evidente che bisogna far molto, c'è molto da fare a sostegno della famiglia, no? Però a me sembra che la direzione in cui bisogna andare è quella di avere innanzitutto delle famiglie cristiane esemplari, che siano un segno, che manifestino che il Vangelo è bello, no, che rende felici, anche con tutte le difficoltà e i problemi che tutti hanno, evidentemente, però si ha una forza nuova, si ha anche una gioia nuova nel viverlo e anche così possa essere un incoraggiamento anche per altre famiglie e possa essere anche una base per l'evangelizzazione, no? C'è bisogno di vedere che appunto il Vangelo è bello e è possibile, si può realizzare, no? Ecco, questo mi pare anche è la cosa fondamentale. Poi dopo da queste coppie possono venire le coppie animatrici di cui parlavo prima, possono venire tante iniziative, tante attività, perfino le associazioni di famiglie di impegno civile, perché la famiglia ha bisogno di difendere i suoi diritti, no? Anche in ambito civile, in ambito culturale, economico, sociale, politico, no? E devono farlo le associazioni di famiglie, no? Più sono consistenti, più sono qualificate e più possono far sentire la loro voce e farsi rispettare per il bene della famiglia e per il bene anche della società.